Io mi sono laureato qui a Ca' Foscari nella seconda metà del secolo scorso, senza dire quale decennio, e ho sviluppato una carriera plurima perché ho fatto e faccio ancora il professore universitario, ho fatto e non faccio più il consulente aziendale e sono amministratore di una importante banca italiana. Allora, queste tre cose non sono separate una dall'altra perché almeno nel mio caso si sono fecondate reciprocamente. Credo di aver fatto bene il professore, ma poi saranno gli studenti, i miei allievi a dirlo, perché facevo consulenza aziendale e quindi operando nel campo dell'economia aziendale questo mi ha aiutato molto. Non è che l'università a quell'epoca aiutasse queste cose, anzi un docente che faceva consulenza aziendale era penalizzato con un taglio di stipendio. E come, per fare un esempio, se un professore di chirurgia generale, no, fosse penalizzato perché va in sala operatoria. La facoltà di medicina non ha per fortuna questo problema, ma le altre facoltà ce l'hanno. E in questi studi, negli studi di Ca' Foscari, e all'epoca avevamo veramente pochi ma grandi professori ed eravamo anche in pochi come studenti, ho imparato soprattutto il ruolo che ha l'informazione, la ricerca dell'informazione, la ricerca attraverso lo studio, il ruolo che ha quindi l'informazione e lo studio rispetto a creare un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti. Io ho sempre cercato di essere il più informato di tutti e quindi da questo punto di vista è una cosa che ho imparato, mi sono portato in tutta la mia carriera e cerco sempre di trasmetterla ai miei studenti. Io quando vado in aula tutte le mattine li interrogo sulle notizie del giorno. E chi non è informato va in una lista nera. L'altra cosa che ho imparato è quello di coniugare le conoscenze tecniche, quindi il management, la finanza, il controllo economico contabile, di coniugarle sempre con un respiro di tipo culturale, inserire i fatti tecnici in un contesto più ampio, e anche questa nella carriera di un manager è una cosa che fa la differenza. Quindi non l'ossessione della tecnica che è data per scontata, se non la sai sei fuori, ma se hai la tecnica e non hai la visione dell'insieme, magari non sei fuori, però non progredisci.